Tutta Italia dice addio alla mascherina all'aperto, tranne la Campania. Il presidente De Luca ha deciso di prorogare l'obbligo per altre settimane. Quasi tutti i torresi, tuttavia, hanno accettato la scelta del governatore, ritenendola un'utile precauzione. Mascherine eliminate in tutta Italia, tranne che in Campania. Cosa ne pensa? Così. Deve essere così, perché l'ignoranza è troppa, specialmente in Campania e a Torre del Greco soprattutto. Io non mi posso vaccinare e quindi che faccio? Contro il Delta che faccio? Mi devo mettere per forza la mascherina. Se trova qualcuno che non la porta, mi può infettare. Ci vuole prudenza. Quindi è consigliabile ancora attendere un po' di tempo e poi provvedere. Sono d'accordo, devo dire la verità, l'avrei messa comunque, perché non mi sento tranquilla. Perlomeno quando la toglieremo tra un mese, io la metterò nei luoghi più frequentati, la metterò nei mezzi pubblici specialmente, perché no, io penso che sia meglio aspettare un poco, perché ma la variante normalmente dove doveva andare? In Campania. Non ci facciamo mancare niente. Speriamo bene. Mascherine eliminate in tutta Italia tranne che in Campania. Cosa ne pensa? È una stronzata. Chi si sanno aiutare tutti qua? Non ha capito niente. Chi sott'ottobre ci fanno mazza a capelli breve. Stanno distruggendo il mondo con queste vaccinazioni, un giro di miliardi. Stanno avvelenando il popolo. È ottimo che è rimasto in Campania. Bene che ci sia. Essere replicato in tutta Italia. Il provvedimento di De Luca quindi è ancora valido secondo voi? Secondo me è valido in quello che fa a livello di azioni, diciamo che almeno si muove, dato anche la nuova variante Delta. Qua bisogna stare ancora attenti, insomma non bisogna abbassare la guardia, anche perché i numeri si stanno abbassando in questo momento. Nella vostra regione com'è la situazione? La nostra regione è già un po' più, diciamo, difficile, però insomma è buona, perché lo sa meglio lei dire bene. A Verona i contagi sono alti o la situazione è sotto controllo? Sotto controllo, però la mascherina era meglio tenerla anche là. Per me è una cosa positiva, perché in realtà forse è meglio un po' di cautela in più, perché le decisioni precedenti erano buone. Quanto ho potuto capire dall'ordinanza di De Luca non sembra proprio così, ha scritto esattamente la stessa identica cosa che ha scritto il ministro Speranza, quindi in teoria sono praticamente da indossare solo in luoghi di assembramento o negozi o eccetera eccetera. Sei d'accordo o pensi che sia una forma di misura estrema, ancora molto drastica? Ma sicuramente la prudenza non è mai troppa, però visto il caldo, perché ragazzi diciamoci la verità si muore, secondo me si può toglierle tranquillamente quando si è soli in una zona, cioè non vedo tutto questo pericolo se si è soli. Tu sei d'accordo a portare ancora la mascherina o la vuoi togliere? Sì, io sempre metto il mio... io non metto il toro. Io sempre metto sopra. Penso sia giusto ancora così. Almeno soprattutto qui in questi posti affollati. Io per esempio la porto, non la indosso, tranne che nei momenti in cui c'è affollamento. Stiamo andando al mercato la indosserò, sicuramente. Sinceramente sono d'accordo, perché qui le persone sono ancora piuttosto scettiche oppure sono incoscienti, non so come dirle, quindi è meglio che stiamo ancora un po' così. Ci sono ancora tante persone che non si sono vaccinate e quindi forse è meglio tenerle ancora un po'. Sì, fa caldo, mi rendo conto, però... Quindi il presidente De Luca, secondo lei, ha fatto bene? È ancora forma di estrema prudenza oppure è troppa? Io non sono completamente d'accordo con quello che dice in generale il presidente De Luca, però forse in questo caso, visto che ancora ci sono molti incoscienti in giro o molti scettici in giro, forse va bene così. Se anche il presidente De Luca non avesse imposto questa cosa, io comunque avrei continuato a portarla la mascherina. Perché sono ancora un po' spaventata, sinceramente. Ho visto anche casi vicini a me, sono piuttosto gravi, e quindi preferisco comunque aspettare.